DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Sai che rimango sempre un po' stranito quando un cantante rifà una canzone di un altro personaggio, però la stravolge completamente, perché è come se chiedesse il permesso di usare la casa, per esempio, o la macchina, e però gliela sporcasse tutta. Perché questa era? Di Diana Ross prima, ma era diversa. Ma no, ma... Ma io che ti sto anche a sentire. Upside Down di Diana Ross era un'altra. Era completamente diversa. Upside Down. Boy, you turn me. Bellissima. Questa era Jack Johnson su Radio DJ. Buongiorno Mario. Sì, buongiorno. Buongiorno Mario. In questo periodo Valencia Caput Mundi. Sì. Si parla molto di questa città che deve essere molto bella, anche se è molto calda d'estate, come mi diceva un mio amico assolutamente inaffidabile, quindi non stiamo più di tanto ad approfondire. Perché diciamo ciò? Per due o tre motivi. Ieri Formula 1 in Spagna, a Montmeló, che è il circuito di Barcellona, se non sbaglio, e Bernie Eccleston, il signor Formula 1, ha detto che dall'anno prossimo, smentendo se stesso, perché aveva detto che nessuna nazione avrebbe più avuto d'ora in poi due Gran Premi. L'Italia, no? Ci voleva togliere San Marino. Gliel'hanno tolto e non glielo danno più neanche. Basta, Imola, fine? No, c'era l'escamotage per un po' del cosiddetto Gran Premio d'Europa. Per cui, non so, in Germania correvano il Gran Premio a Hockenheim e poi quello d'Europa al Nürburgring. Oppure in Francia, che ne so, a Magny-Cours, e il Gran Premio d'Europa al Paul Ricard. Cioè, quindi già l'anno scorso non hanno fatto Imola? Quest'anno per la prima volta non l'hanno fatta Imola, e neanche il prossimo anno, pare. Invece recuperano questo meccanismo del Gran Premio d'Europa pur di farne uno a Valencia. Pensate. Perché pare che gli amministratori di Valencia siano molto vicini a Bernie Eccleston. A Valencia oggi parte la fase finale della Louis Vuitton Cup. Quindi sapremo chi... Ma quanto dura sta Louis Vuitton Cup? La prima parte è finita con tutti i cosiddetti round robin. Adesso ci sono le semifinali, scontro diretto, quindi Luna Rossa contro BMW Oracle. E poi finalmente... C'è Vic sulla BMW. Ciao, sono Vic! Sono sulla BMW Oracle. E poi, no, mi pare che duri una settimana, credo, questa fase che manca ancora adesso, e poi lo scontro finale con la Linghi. Ok. Ma a Valencia non accade soltanto questo, bensì fanno la paella. Fanno la paella da sempre. Ma che mondo è mondo, c'è Cooper che allenava il Valencia. Sì, sì, sì. La paella quella vera è la paella la valenciana. Certo. Che però è senza pesce, pensa. Ah, è solo pollo. In origine mi nasce come piatto povero. Sì, di rimasugli. Di rimasugli. Già, resti. Già, assieme già. Carne di coniglio o di pollo. E il nome in origine era arroz alla paella, cioè riso in padella, e poi è rimasto soltanto il termine padella, bello, cioè paella. La poi paella, c'era beia de padella, che è un'altra cosa. Come del resto c'era la paella alla Balenciaga, che si mette tutto il riso e il pollo dentro nella borsa. Costa un po' di più, costa tanto, parecchio. Però ragazzi, un'eleganza che voi neanche ve la immaginate. Cosa accade in più a Valencia in questi giorni? Domani apre il Museo dei Soldatini di Piombo. È il vero evento. È una roba fantastica, un'armata di migliaia di pezzi voluta da questo signore di valenziano che si chiama Alejandro Noguera Borel, che ha inseguito questi soldatini nei mercatini, su eBay, un po' dovunque, e ha costruito una invincibile armata, potremmo dire, alla spagnola. La spagnola, certo. E ha organizzato questo... L'invincibile armata fu quella che però fu sconfitta da Orazio Nelson. Sì, sì, okay. Esatto. Comunque ha organizzato questo museo di 30 sale, pensa. 30 sale, tutte di soldatini piombo. Ovviamente le cose più belle sono... Tu giocavi con soldatini, sicuro, soldatini belli. Perché guardate vicino, la cosa più bella è quello che abbiamo sognato tutti da bambino. Cioè la ricostruzione della battaglia, non solo il soldatino in sé, certo, visto così, su un piedistallino, ma dentro un finto modello di non so, un prato, una valle, e lì gli eserciti che si fronteggiano. Sì, la cosa bella è guardarli da vicino, un po' come... Quella perché cosa secondo me ancora adesso hanno ancora il loro fascino. Per esempio Filippo, fascisti, che pure ormai c'ha... Ma che fascino? No, anzi! È un gioco, dai! Ho fatto apposta per farvi dire. Io ogni tanto ci godo quando vedo Filippo che mette da parte ancora adesso i videogiochi, sì, e organizza delle battaglie gigantesche con i suoi soldatini della Seconda Guerra Mondiale, che poi tu compri veramente pochissimo, cioè sì, con 5 euro compri un sacchetto con dentro 500 certo soldatini, metà beige e metà verdi. Verdi, come no? Come hanno no? Quattro pose, mi spiega, quattro pose sì, sono sdraiato con fucile, seduto così, in piedi, quello con la radio, in piedi. In piedi non sta mai in piedi. Mi vuoi spiegare come si gioca a soldatini? Ma dice, ho capito, ma dice, ma c'è un... Ecco.
chi vince, chi perde. Nessuno, ma già anche no, con la fantasia. Con la fantasia. Ah, sì, sì, vero, bravo, vero. Cadi un po' tu, esatto, poi cade l'altro. Cade l'altro, che cade bello. E lui ha organizzato appunto questa grandissima collezione, mettendo assieme pezzi un po' di tutto il mondo, anche antichi ovviamente. Beh sì, perché quelli di piombo sono antichi. Sono, ma si continuano a fare di piombo e di alluminio perché vengono arrotondate meglio le fattezze. Perché questi sono cosa come bella, quelli di Una notte al museo. Più o meno. Nel film, no? C'è una scena lunghissima, certo, in cui... poi prendono vita, mi pare. Hanno, sì, tanti, esatto, hanno, certo, hanno messo di fianco una ricostruzione storica degli antichi romani. Sì. E poi una ricostruzione storica invece del vecchio West. E i due soldatini si odiano. Sì. Il capo dei soldatini del vecchio West è Owen Wilson, uh-huh, l'attore biondo, sì, che, sì, ha fatto, sì, che sempre, fa sempre i film. Sempre con Ben Stiller, con Ben Stiller. Ballotta, quella ballotta lì. Quello col naso da, sì, un po' schiacciato, insomma. Esatto. No, ma tra l'altro è una cosa, a parte che si faceva dall'antico Egitto, per esempio i famosi soldati di terracotta di Xi'an in Cina, Cina, sembrano un po' come l'imperatore che abbia voluto farsi la sua grande collezione di soldatini. Soldatoni. Sono soldatoni di tufo, però sono più o meno l'effetto che, certo, hai. È diciamo quello. Quanti che sono lì? Sono 6.000. 6.000 circa. E sono tutti diversi. Tutti diversi di faccia. Tutti diversi. Perché la cosa era prendere dei modelli veri, cioè ogni scultore doveva fare una ventina, una trentina di, certo, statue, e ogni statua che faceva veri, usando, sì, modelli, sì, amici, passanti. Come le figurine delle Lemora, come... insomma. Una cosa del genere. E li hanno usati invece i modellini di soldatini per preparare ancora una battaglia nel 2001, gli americani, contro Saddam Hussein, che però hanno perso. La preparazione strategica della battaglia è avvenuta con dei soldatini, con un grande piano, e si usano ancora, insomma, i militari nelle scuole, nelle accademie di strategia lo usano. Soldatini barra macchinine, un po' nostra generazione comunque. Sì, no, ma macchinine anch'io, soldatini già... Beh, quando sei più... Allora, noi ci abbiamo giocato secondo me fino a un'età abbastanza adulta, ma io vedo bambini 3-4 anni ancora su macchinine parecchio. Macchinine spacca, no, soldatini... Macchinine, poi se si cominciano anche a smontare, rimontare. Cioè, ma tu, i Transformer, tutto, sì, quell'altro, sì, sì, mondo, no, lì. Certo, no, certo, certo. Allora, c'è una canzone di un po' di anni fa di una protetta di Prince, poteva essere parte aveva scritto una canzone Prince per lei. Che si chiamava Martica, canzone che venne poi usata per fare la solita battuta. No, no, Martica. Che difetto aveva Martica? Martica gli puzzava tantissimo l'amica, che è questa amica di Martica che puzzava, puzzava. Questa canzone venne usata da Eminem per farci Like Toy Soldier, ma questa è quella vera, appunto, Toy Soldier di Martica. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Ha 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 ha!